un libro su Sergio, perché la storia di Sergio è una storia che è nota, conosciuta, è già stata raccontata da quel grande e instancabile testimone della storia di Sergio, che è stato Guido Giraudo col suo bel libro Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura, ma perché è una storia che continua a parlare e continua a parlare soprattutto ai giovani e ai giovani militanti. Farlo a fumetti perché, come tutto il progetto Ferrogallico, si è voluto tentare qualche cosa di mai tentato prima dal nostro mondo umano, culturale, intellettuale, chiamiamolo come vogliamo, ovvero iniziare a raccontare le nostre storie e a presentare le biografie dei nostri uomini di riferimento attraverso il disegno, attraverso una forma d'arte. E abbiamo iniziato proprio da Sergio, perché io, da vecchio militante milanese, ho provato e ho deciso di voler raccontare la storia di Sergio a fumetti, provando a concentrare la narrazione sul momento di Sergio vivo, sulla storia di un ragazzo di 18 anni che negli anni 70 fa consapevolmente una scelta politica, diventa fiduciario di un movimento politico come il Movimento Sociale Italiano nel suo istituto, è fiduciario presso una sezione milanese Fronte della Gioventù, conduce la sua vita tra fidanzata, calcio, politica e studio, e ciò nonostante diventa l'obiettivo di qualcuno che decide che quella vita è una vita scandalosa e che deve essere in qualche maniera fermata. Il progetto di questo libro è nato osservando tutti i giovani che il 29 aprile popolano, animano, danno vita alle celebrazioni che appunto a Milano il 29 aprile si fanno ininterrottamente da più di 40 anni nella memoria di Sergio, di Enrico Pedenovi e negli ultimi anni anche di Carlo Borsani. Osservando in questi anni questi ragazzi, ho provato a ragionare su come trasmettere quello che a mia volta mi era stato trasmesso in una forma nuova e inedita. È il fumetto, perché ho creduto che fosse, oltre che un modo per sposare la bellezza e l'arte alla narrazione, anche forse un modo per creare una meno barriere possibili nella lettura e nella conoscenza di questa storia e poi delle storie che Ferrogallico sta raccontando.